Grazie, penso di riuscire a fare da qui. Intanto grazie molto Tinder per aver organizzato questa cosa e il Comitato Unico di Garanzia e Morga, e anch'io mi sento abbastanza orgoglioso di essere qui oggi e che il nostro Ateneo celebri la giornata contro l'omofobia e la transfobia in questo modo. È un segno, credo, importante. Ma io ho scelto un titolo, adesso se riesco a far vedere le diapositive, ho scelto un titolo che si chiama Omofobia e felicità, quindi è un titolo che contiene molto di implicito ed è anche un po' una sfida, no? Ero molto tentato, perché c'è molto, ahimè, molto materiale sui media, di trovare del materiale semplice per illustrare cos'è questa omofobia e questa transfobia. Lì non si fa tanto fatica, no? Si possono portare foto di persone omosessuali e transgender impiccate perché condannate alla pena di morte nei paesi, è stato ricordato prima, dove è ancora punita in questo modo. Paesi per fortuna ancora lontani, ma si può anche rimanere appunto nel nostro paese, no? Si possono citare spezzoni di recentissimi dibattiti parlamentari, cioè proprio nella sede in cui si fa le leggi, in cui le persone LGBT sono state ridicolizzate, disumanizzate impunemente. Questo è un effetto collaterale di un aspetto molto fondamentale della democrazia, che è tutto pubblico. Ecco, se uno ascoltava quei dibattiti parlamentari poteva avere degli esempi preclari di omofobia. Oppure, per rimanere più vicino, si poteva proiettare un manifesto chiaramente omofobo, che un gruppo consiliare di questa città, dove sento le cose non vanno troppo male, ha fatto esporre impunemente, che è rimasto esposto per parecchi mesi. Poi si possono far vedere foto di adolescenti trans, gay e lesbiche che si tolgono la vita perché non sopportano più continui di leggi. Notizie recenti di coppie picchiate a sangue, mandate in coma su un autobus, semplicemente perché scambiate sulla base di pregiudizi come gay. Ma basta leggere i giornali, in questi giorni c'è un rigurgito di atti omofobici e transfobici. Lo sapete, quando è successo anche appunto negli Stati Uniti, quando si garantiscono dei diritti, poi dopo spesso c'è un rigurgito, c'è una controparte che si sente più forte. Ci sono stati, no, questi episodi di gruppi di grave violenza da parte di gruppi di estrema destra che sono entrati in sede dell'Arcigay e durante dibattiti sull'Unione Civile hanno anche postato su YouTube le loro geste, insultando le persone. Quindi si leggeva sul giornale Unioni Civili, la perversione non sarà mai legge, oppure Uomini e donne si nasce e non si diventa, Forza Nuova aveva questa striscione, Uomini e donne si nasce e non si diventa, che è un'ironia delle sorti, paradossale, perché proprio questi gesti dimostrano che non è vero, no? Però insomma, se ero tentato mi dispiaceva di parlare solo di sofferenza. Poi dopo questa parte l'ha fatta egregiamente, no? Prima Morgay, e quindi provo a cercare di farne un'altra. Ero anche tentato di essere ottimista, no? E di parlare della felicità di non essere omofobi, siamo qua tutto sommato, no? Meno omofobia, più felicità, contro l'omofobia per essere più felici. Ma questo è un punto di arrivo, chiaramente, non raggiunto, come mostrano questi fatti, no? E quindi che fare? Allora ho pensato, siccome sono nella sezione ricerca, un po' di ricerca dovrò pur parlare. Naturalmente ho scelto qualcosa di molto specifico, probabilmente bias, però vorrei cercare di spendere il mio tempo poco, quindi Tinder, tu fammi segno, no, come una dominatrix, e supero il tempo consentito. Però vediamo se la ricerca ci dà qualche speranza su omofobia e transfobia. Perché un po' tutti abbiamo il diritto alla ricerca della felicità, no? C'è questa Costituzione americana che è molto bella, che dice anche, no, siamo tutti uguali, abbiamo diritto alla ricerca della felicità. Oggi mio nipote mi ha mandato su WhatsApp la foto del consolato americano a Milano, che espone la bandiera stelle strisce e anche quella dell'arcobaleno, no? Va bene. Ho bisogno della prima diapositiva, però, a questo punto. Sì, ecco, scusa. Pensavo che mettessi quella a colori, invece. Va bene.
Quindi questo era il titolo, non va avanti. Ecco. Sì, no, quindi ricordo alcuni aspetti definitori, molti li conosceranno, no? L'origine del termine è abbastanza recente, un neologismo, omofobia come ostilità irrazionale, ansia o paura dell'omosessualità, e poi questa definizione poi è stata amplificata come paura, disagio, intolleranza, odio dell'omosessualità e dell'attrazione per persone dello stesso sesso negli altri o in se stessi. Ha ampliato la transfobia, no? In cui tutti questi aspetti sono applicati a persone la cui identità di genere non è conforme a quella del sesso assegnato alla nascita. Però questi sono fenomeni complessi e quindi nel corso del tempo se ne sono affiancati altri che ovviamente colgono solo degli aspetti parziali, come quello di omonegatività, sottolineare che l'area semantica che copre il termine omofobia è più ampio di quello che copre il termine fobia, no, in psichiatria. E di fatto si è d'accordo oggi che per omofobia si intendono un insieme di cognizioni, di credenze, di aspetti appunto di beliefs, di credenze, a cui corrispondono emozioni negativi e pregiudizi nei confronti delle persone omosessuali, lesbiche, trans e bisessuali e queer, cioè discordanti dalla maggioranza. A queste credenze ed emozioni negative, a questi stereotipi e pregiudizi, corrispondono discriminatori e violenti che vanno da, diciamo, degli aspetti molto sottili ad altri come mandare in fin di vita la gente oppure impiccarle, se si parla di omofobia istituzionale. Ciò comprensibilmente è fonte di sofferenza per queste minoranze. Questa sofferenza molto spesso inizia ad agire in fasi molto vulnerabili della vita, no? Scuola primaria, scuola secondaria, la ricerca mostra sempre di più gli effetti molto pesanti del bullying, per esempio, su base omofoba e transfoba. È transfobica e poi quello che origina è depressione, isolamento, aumento del rischio di suicidio. Quello che parliamo di minority stress è che il professor Zanetti ha molto messo bene in evidenza, derivi anche proprio da una serie di violenza che diventa poi anche istituzionale, perché queste cose succedono nella nostra società, no? E vengono permesse e non sono sancite. Di fatto stiamo parlando di infelicità. Quindi avremmo potuto chiamare omofobia ed infelicità. E la ricerca ultimamente mette sempre di più l'accento sulla similarità che questi fenomeni di omofobia e transfobia hanno con il tema più ampio del pregiudizio intergruppi a scapito di minoranze come il razzismo, tra virgolette, l'antisemitismo, la xenofobia. Poi noi abbiamo bisogno di semplificare, allora semplificando, quindi vediamo aspetti cognitivi associati a mancanza di conoscenza, credenze. Ho fatto alcuni esempi, no? Emergevano bene anche dalla ricerca di Modena. Credenze, le persone trans sono gay o lesbiche che non si accettano, oppure i gay si riconoscono perché sono effeminati, avere i piercing è da gay. A mia età avere i capelli biondi, schiarirsi i capelli era da gay, adesso diciamo meno. Poi ci sono pregiudizi, aspetti attitudinali, no? E gli esempi sono: non vorrei che mio figlio avesse un maestro gay, trans, e poi ci sono comportamenti veri e propri, no? Non vorrei che il mio vicino di casa fosse gay, no? Si esplora spesso così. I comportamenti, esempio, rivolgo commenti offensivi quali frocio, finocchio, persone che sospettano siano gay, queste sono prese da scale di valutazione dell'omofobia validate, ma però anche cose come che succede anche a Modena, no? Non vi posso affittare l'appartamento perché si nota che siete gay. Se non si notasse, no? C'erano molti, nella ricerca c'era molto appello alla discrezione, vero? Che insomma è una forma molto sottile e pesante, come ci ricordava ancora il professor Zanetti, no? Dovete essere discreti, non dovete mostrarlo. Per gli psichiatri, però, torno alla mia competenza, la fobia in termini tecnici è l'ansia irrazionale ed eccessiva suscitata da un oggetto o una situazione, un'ansia che viene definita come sproporzionata rispetto all'effettivo pericolo. Per esempio, prendere un aereo può causare preoccupazione, c'è una fobia del volo, no? Aviofobia, che può evita di volare. Di fatto l'evitamento è uno dei meccanismi di difesa più comuni e più semplici rispetto alle fobie, no? Ha un costo, però ha un prezzo molto alto l'evitamento, perché evitare vuol dire che accetti che la tua possibilità di vita sia limitata e sia coartata.
con l'omofobia e con la transfobia, anche se fossero vere fobie in senso psicopatologico, ci sono vari problemi anche per l'omofobo e la persona transfobica. Il problema più grande è che siamo in molti. Anche le stime più conservative dicono che una su 80 persone, proprio utilizzando quelle più retrive, si identifica come gay o lesbica, una su 80 bisessuale, probabilmente una su 1000 transgender. E poi si può andare. Questo significa che è proprio impossibile evitare di avere a che fare con le persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, trans. Perché da qualche parte c'è sicuramente un figlio, una figlia, un padre, una madre, un cugino, una nipotina, sicuramente un compagno di corsi, anzi molto più di uno, che è trans, lesbica, gay, queer e bisessuale. Quindi l'evitamento non funziona, perché se hai questa fobia è proprio impossibile vivere bene. Perché ti senti assediato se i cantanti a Sanremo hanno dei nastri colorati, per dire. Devi rifiutare tuo figlio, ignorare tua figlia. Hai fastidio quando il professore è gay. Ti dà fastidio quando vedi un piercing pensando che è da gay. Per evitarli bisogna proprio star chiusi dentro casa e ignorare qualcuno che potrebbe rendere un po' più ricca la tua vita, no? E sappiamo, e anche la ricerca lo dice, che le relazioni sono una componente essenziale della felicità e della salute mentale. Sei costretto a ignorare cose come essere infastidite da Michelangelo, Turing, Saffo, Virginia Woolf, Tamara Dell'Empisca, Frida Kahlo, Gianna Nannini, le sorelle Wachowski, Matrix, insomma c'è un po' tanta roba da evitare. In questo senso una delle cose più belle di questa legge di cui è che ci saranno molte più persone gay, lesbiche, che si mostreranno in comune, no? E quindi sarà ancora più difficile ignorare questi aspetti di felicità. Ma però, siccome c'è ancora molto in giro, c'è qualche speranza per cambiare le cose, loro hanno portato una ricerca, l'ho scelta una, è molto recente, è stata pubblicata in aprile 2016, su Science, che è una delle riviste, no? Su cui ciascuno di noi piacerebbe pubblicare, perché è una rivista molto molto prestigiosa. E qui c'è un po' un giallo, no, in questo articolo. C'è chi piace il gossip, no, quello di signorine, c'è chi piace il giallo della scienza. Io soltanto quello della scienza, giuro, no? Però questo è un articolo che c'ha dietro un giallo, perché nel 2014 questi due ricercatori hanno pubblicato, non questi, altri due, pubblicano un articolo in cui mettono in pratica un metodo per ridurre il pregiudizio omofobico sviluppato da un centro di aiuto di persone LGBT, che avevano notato che per combattere i pregiudizi omofobi una cosa molto efficace era questo active perspective taking, che vuol dire semplicemente mettersi nel panno degli altri. Però il modello, il costrutto dell'esperimento era un po' più complicato, cioè si sceglieva un campione, diciamo, assolutamente casuale in base alle liste elettorali, si bussava alla porta e si chiedeva al soggetto di pensare a una situazione in cui erano stati discriminati perché minoranze, ciascuno ce l'ha nella sua infanzia, capita questo. Dopo aver fatto immedesimare su questa situazione, invece si presentava una storia in cui il soggetto della storia era discriminato perché è omosessuale e si chiedeva al soggetto di prendere i panni, di pensarsi nei suoi panni, active perspective taking. Quindi pubblicano poi dopo i risultati che questo, diciamo, modello sperimentale in vivo, proprio perché di tanti studi per cambiare i pregiudizi ci sono in laboratorio, ma nella vita reale ce ne sono pochi, si stima solo l'11%, pensate, un tema così importante, no? Poco studiato sul campo. Pubblicano questi risultati molto belli e anche duraturi nel tempo, i cambiamenti dei pregiudizi duraturi nel tempo, e naturalmente suscitano molto interesse. Questi due autori, soprattutto Brookman, contatta il primo autore e dice: lo vogliamo fare anche noi questo studio, lo vogliamo fare sul pregiudizio transgender. Contatta il primo autore del primo studio del 2014 e qualcosa non gli torna, non gli dà i dati, insomma salta fuori alla fine della fiera che questi dati non erano solidi, probabilmente la ricerca era inventata. La rivista Science fa una retraction del lavoro, che vuol dire che dice: noi non garantiamo più per i risultati di questo lavoro, che è la vergogna più grande che può avere un ricercatore. Vabbè,
Però questo Brookman va avanti nel suo disegno sperimentale di applicare la stessa tecnica contro il pregiudizio transfobico. Naturalmente prende tutte delle cautele metodologiche, perché dice: io ho fatto ritirare quello studio là, lo devo proprio blindare, quindi dal punto di vista metodologico sceglie campione assolutamente casuale, tanti masking dell'obiettivo della ricerca, cioè fa delle cose, tanto è vero che è riuscito poi a pubblicarlo su Science, magari sia un tema così controverso, e mostra che i risultati sono ancora migliori di quello dello studio inventato. Qui avete due scelte: o fidarmi di me, oppure oppure comunque faccio vedere che questo è lo zero, la linea di base è la popolazione senza intervento, mentre invece le linee colorate sono l'effetto in deviazione standard come cambiamento del pregiudizio, sia quando questo active perspective taking era stato fatto da un ricercatore transgender, sia quando veniva fatto da un ricercatore non transgender. I risultati rimanevano nel tempo dopo 3 settimane, 6 settimane e 3 mesi. Di più, li sottopongono poi dopo a dei messaggi transgender e questo effetto rimane. Allora, come si riassume un po' il succo di questo discorso? Quindi questo è uno studio recentissimo che mostra che c'è speranza, che si può, per esempio, cambiare il pregiudizio, però naturalmente bisogna le campagne, no, quelle col pure meritevoli, in cui c'è la celebrity, sono importantissime, però non hanno questi effetti. Gli effetti li ottieni così, andando direttamente, facendo prendere i panni, la persona, metterla nei panni altrui, cioè mettersi a disagio, riuscire a rimanerci male per cose come quelle che leggiamo oggi su quei triangolini. Quindi sembrerebbe proprio che non evitare di metterci a disagio sia un buon segno. Altri hanno parlato della capacità di indignarsi. Per recuperare il parallelo con la fobia, sappiamo che le cure migliori per la fobia non sono l'evitamento, ma è l'esposizione, cioè mettersi proprio, no? Prima si parlava della conoscenza diretta, ma mettersi proprio a contatto, esporsi all'oggetto temuto, inizialmente gradualmente facendolo immaginare al paziente. L'active perspective taking è un po' una cosa molto simile, cioè aiutare a mettersi nei panni degli altri. Tra l'altro, questo tipo di ricerca corrisponde a delle riflessioni molto attuali su delle funzioni cerebrali superiori, come la cosiddetta teoria della mente, la social cognition, le ricerche su ciò che influenzano le scelte, che sono ancora di più presenti in economia, no? Ci ha vinto un Nobel Kahneman, per esempio, no? Su questo tipo di ricerche. E vorrei chiudere, no? Con un esempio della mia scuola. Cioè, secondo me c'entra molto con il triangolo che indossiamo alcuni di noi e quello che c'è scritto sui triangoli rosa, no? E quando ero alle medie c'è una professoressa di storia che ci spiegò il nazismo in maniera un po' diciamo molto esplicita, ci fece vedere delle immagini, le immagini dei campi di concentramento quando sono state liberate. Insomma, noi eravamo rimasti molto molto colpiti e c'era un'area di estrema tristezza nella nostra classe, me lo ricordo ancora, no? E credo che la tristezza era per lo sterminio degli ebrei, ma anche per l'idea della partecipazione in massa alla persecuzione, no? Da parte della popolazione non ebrea, che ha tratto delle riflessioni importanti, Hannah Arendt, eccetera, no? E per molto efficacemente, per consolarci, la nostra prof ci disse: ma guardate che però ce ne furono anche tantissimi che non erano ebrei, che non solo non erano antisemiti, ma che hanno rischiato la vita per difenderli. Sono un po' gli eroi di cui parla Zimbardo, no, che non si rassegnano a questa banalità del male. E ricordò fece l'esempio del re Cristiano X di Danimarca, che per difendere la popolazione ebrea della Danimarca invasa indossò la stella gialla. E noi, ecco, questo fu una grande consolazione di speranza che le cose possono cambiare, no? E
Oggi sappiamo che la storia effettiva non è così, cioè che Cristiano di Danimarca non indossò mai effettivamente la stella, anche se ci sono degli scritti con l'ambasciatore inglese che effettivamente aveva considerato di farlo, in cui afferma che avrebbe considerato di farlo. Ed è qui l'idea che conta, no? Quell'idea lì di immaginarci noi con la stella, di immaginarsi noi discriminati, è proprio l'equivalente del active perspective taking, quindi è un'idea molto moderna che per difendere la felicità, quella degli altri, ma anche la propria, a volte basta mettersi nei panni altrui. In fondo è buon senso, però conforta che lo dica anche science.